Ciao allenatori, dopo tanto tempo è arrivato finalmente il video Ask dove risponderò alle vostre domande. Se avete delle domande da farmi scrivetele nei commenti e vi risponderò nel prossimo episodio. Io rispondo a tutti e a tutte le domande. Potete farmi 100 domande, potete farmene 2, su qualsiasi cosa voi vogliate. Non solo Pokémon, anche, che ne so, hobby, sport, vita... Sulla vita, anche i giochi fanno parte della vita. Vabbè, incominciamo. Sto registrando col telefono e vedrò con la videocamera le vostre domande. Ora vi starete chiedendo, non è meglio registrare con la videocamera e leggere col telefono? No, perché questa è vecchia e registra molto male, le foto le fa molto bene, però i video non li sa proprio fare. Quindi io direi di incominciare a leggere le vostre domande. Lorenzo De Medici chiede: regione Pokémon preferita e dolce Pokémon preferito. Dolce Gatò, Iramella, Ianta, Frollino, Conostropoli, eccetera. La mia regione preferita è sicuramente Hoenn, per un motivo più che altro nostalgico, perché il primo gioco al quale ho giocato è stato Pokémon Rubino, ovviamente ambientato a Hoenn. Se dovessi lasciare da parte la nostalgia direi Kanto, perché è la più completa secondo me, però in ogni caso dico Hoenn. Il mio dolce preferito è la Malasada, così le frego tutte ad Au che finalmente muore di fame. Aurora Marsala chiede: quali giochi ti piacciono oltre Pokémon? Allora, giochi che mi piacciono oltre Pokémon sono FIFA, Call of Duty, Minecraft, ma ce ne sono a bizzeffe. The Sims ci giocavo spesso quando ero più piccolo. Poi ci sono anche The Last of Us, Uncharted, insomma, non ho delle serie specifiche sulle quali mi concentro, tolto Pokémon e tolto FIFA. Diciamo che sono molto aperto a nuove esperienze videoludiche. Qual è la tua ultra creatura preferita? Non esiste, perché non mi piacciono. In ogni caso direi Nagadel. Al secondo posto, la medusina. Come si chiama la medusina? Non me lo ricordo. In ogni caso è la medusina. Però, come ho detto, al primo posto c'è Nagadel. Qual è il tuo Pokémon Shiny preferito? Il mio Pokémon Shiny preferito non lo so, perché non li conosco tutti quelli Shiny, però uno molto bello è Rapidash, perché ha il fuoco di colore blu. E insomma, cioè, fai bella figura con un Rapidash che ha il fuoco blu, dai, diciamocelo. Sei un grande, grazie, anche tu sei una grande. Il prossimo è NyxTV. Ciao, qual è il tuo Pokémon preferito? Il mio Pokémon preferito è Sceptile, poi c'è un Pelipper, ci mettiamo anche un Deoxys, diciamo che siamo molto sulla terza. Mettiamo anche un Pikachu, un Rowlet, ce ne sono tantissimi. Comunque Sceptile, Rowlet, Pikachu, questi qui. Perché hai deciso di aprire il canale? Ho deciso di aprire il canale perché mi diverto a fare video e ho detto, beh, perché devo farli per me? Li mettiamo anche pubblici. E quindi è nato il canale. In realtà ho anche un canale di 8 anni fa, però non vi dirò mai il nome. Gioco e generazione Pokémon preferito. Allora, il gioco preferito ovviamente è Rubino per questioni nostalgiche, però come completezza direi Rubino Omega, perché io l'ho trovato assolutamente fantastico. Non so perché molti lo critichino, a me è piaciuto un sacco. Generazione preferita io direi la terza, perché mi piacciono moltissimo, ma anche la prima. E al terzo posto metterei la quarta. E sì, all'ultimo la quinta. Mi dispiace per voi, però la quinta non riesco a farmela mandare giù proprio. Sei il migliore, grazie, anche tu sei il migliore. NyxTV. Benedetta, come mai hai deciso di aprire questo canale? Ho deciso di aprire questo canale, come ho detto prima, perché mi piace fare video, perciò ho pensato perché non farli pubblici, in ogni caso mi diverto, quindi faccio divertire pure gli altri, anche se in realtà non è vero, eccetera eccetera, nel canale. Vorrei cambiare anche logo, qualcosa di simile, cambiare genere, vabbè, poi ci penserò. Riporterai per caso le live su Minecraft? No, non penso proprio di riportare le live su Minecraft, però potrei portare dei video gameplay, anche se non molti lo accetterebbero, visto che ho fatto un sondaggio su Facebook e molti hanno detto di no. Pokémon preferito, ho già detto prima, Sceptile, Pelipper, Pikachu, Rowlet, quelli lì. Starter preferito, direi che c'è una zanzara lì, no, madonna. Starter preferito, Rowlet. Leggendario preferito, Deoxys, se no Rayquaza, uno tra questi due, sono stupendi. Prison Dragon 97. Cosa pensi di queste nuove generazioni? Stanno migliorando o peggiorando? Allora, se per nuove intendiamo anche la quinta, stava peggiorando. Poi è risalita un pochino con la sesta, che non è comunque una grandissima generazione, non mi ha fatto impazzire. La settima, seppur piccola, è molto graziosa e secondo me stanno recuperando terreno. Io prevedo un'ottava molto bella.
diciamo ai livelli della quarta. Sei in hype per il nuovi giochi per la Switch? Sì, sono in hype per questi due nuovi giochi, dei quali non sappiamo ancora niente, però questo video, quando lo vedrete tra 4 mesi, direte: ah, ecco come si chiamavano quei giochi. Però per ora non so nulla, quindi sì, sono in hype, però bisogna attendere ancora un po' per essere veramente in hype. Sei un grande, grazie, sei anche tu un grande, Prism Dragon 97, mi sa che hai cambiato nome comunque, perché questo video lo sto facendo adesso. Rei l'allenatrice, riesci a toccarti la lingua col naso o riesci a toccarti il naso con la lingua? No, purtroppo non sono un serpente, non sono Arbok o Ekans, quindi dovresti chiederlo a loro. Libro e videogioco preferito? Allora, per libro dipende anche dalla fascia d'età. Un libro che mi è piaciuto veramente tanto era Lo strano caso di Jake Perdue, che è un libro per ragazzini, però è fatto molto bene. Un altro bello è Il principe della nebbia di Zafon. E ce ne sono anche altri, però diciamo questi mi hanno entusiasmato abbastanza. Però dovete leggere Murakami, che secondo me è bellissimo. Non c'entra niente con questi due, però leggetevelo. È molto particolare, molto dettagliato, però si fa, cioè, non dico che sia scorrevole, però è molto psicologico, ti fa entrare proprio nella mente del personaggio. Videogioco preferito, direi Pokémon, FIFA, questi qui, diciamo questi qui. E anche il solito The Last of Us o Uncharted, quando esce, insomma. E poi Odyssey è stata una cosa spettacolare, però Galaxy, sì, Galaxy è stato, è il mio gioco preferito, Galaxy, Super Mario Galaxy. 1 e 2. Hai mai letto un libro scritto da uno youtuber? No, perché semplicemente youtuber non possono scrivere libri che riguardino YouTube. Uno può scrivere un romanzo, però se sa farlo. Non sono questi libricini da bambini, appunto. Posso capire un bambino nel 2005 che se lo legge, però, cioè, io vorrei un libro un po' più bello. Cioè, se io volessi fare un libro, mettiamo caso, ne farei uno sull'origine, che ne so, di ogni Pokémon, parlando della storia, appunto, di questi animali, come sono stati pensati, immaginati, la mitologia che c'è dietro. Questo sarebbe un bel libro, non un libro pieno di immagini dove dicono: ciao, io sono lo youtuber, noi facciamo questo, ah, che bello, oggi abbiamo fatto lo scherzo a quello. Quello non è un libro, quello è un fumettino di schifo, ecco. Spero risponderai anche alla domanda meno seria. Continua così. Mi dispiace, ho dovuto rispondere così perché sennò poi il video si allunga. Volevo fare un mini sketch, però è troppo lungo, insomma. Gabriele Canciani, cosa ne pensi di Pokémon Xenoverse? Allora, secondo me è un progetto validissimo che hanno quasi concluso, mi sa, però il mio PC non lo regge, quindi non ci ho mai potuto giocare. Se l'avessero fatto anche per l'iPhone, vi giuro, avrei portato un gameplay completo, perché ho provato a farlo, ma dopo due episodi il PC ha crashato. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto per il tempo nel quale ho giocato, grazie per i tuoi video. Grazie a te che li vedi, Gabriele Canciani. Tocca adesso a Chris. Allora, 1. Come ti è sembrato Usum? Ma Usum mi è sembrato un copia e incolla di Sole e Luna con qualche aggiunta, anche bella, però alla fine la sostanza non cambia, quindi da 1 a 10 a Sole e Luna darei 8 e a Usum 6, 6 e mezzo. Quali aspettative hai sul nuovo gioco Pokémon? Uscirà a breve il video, forse la settimana prossima, non so ancora, su 5 cose che vorrei nel prossimo gioco per la Switch, insieme a delle vostre richieste. Perciò potrei vedere lì cosa desidero per il prossimo gioco. Hai la Switch? Sì, ho la Switch. Se sì, che giochi hai? Per la Switch ho solamente Super Mario Odyssey, che è fantastico. E ho intenzione di prendermi Mario Kart. Mi saluti? Ciao Chris. Alessandro Cupis. Allora, oltre alle domande che ti ho fatto a settembre, io ho perso quel video, quindi non trovo quelle tue domande. Se me le puoi riscrivere, risponderò in un prossimo ask. Che liceo fai? Ho finito il liceo, faccio il terzo anno di giurisprudenza, comunque ho fatto il liceo classico. Magari un giorno vi faccio vedere la mia tesina, così, per fare un video diverso dal solito. Pokémon preferito ogni tipo, si sta scaricando la batteria della fotocamera, ti risponderò un'altra volta, sono andando veramente veloce. Come va il tuo percorso su YouTube? Mi sta piacendo, era più bello giugno dell'anno scorso quando ho trovato 70.000 visualizzazioni, però mi sta piacendo. Voi siete simpatici soprattutto. Caglio05, hai pensato di fare un server Discord? Non so cosa sia Discord. Cosa ne pensi delle mega evoluzioni Monster Z e Ultracreature? Ultracreature mi piacciono, diciamo, 6 su 10. Monster Z sono molto divertenti, 9 su 10. Le mega evoluzioni sono il massimo, 10 su 10. 10. Sei un grande, continua così. Anche tu sei un grande. Bene ragazzi, queste sono le domande che mi avete fatto. Vi ho risposto a tutte. Scusa per il Pokémon preferito ogni tipo, ma ci metterei veramente tanto. Scegliene tu qualche tipo e poi ti rispondo. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, condividerlo con i vostri amici e scrivete qui sotto altre domande che volete farmi. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Ask. Ciao ciao!